La Vastese illude i tifosi con la rete di Busetto e poi si fa riprendere e superare. Dopo 7 anni gli aragonesi tornano in eccellenza. Bravo il Termoli a crederci. Ma andiamo per ordine. Dei biancorossi, Cornacchini manda in campo la formazione tipo e si affida a un 4-3-1-2. I giallorossi di La Greca scendono in campo con un 3-5-2. Fuori per infortunio il difensore Antezza e il portiere Lombardo per squalifica. Subito tra i titolari l'ex Corcione. Partita sentita e le due squadre partono contratte. Al 7° primo affondo della Vastese, ma manca la precisione. All'11° episodio dubbio in area giallorossa, toccato Di Nardo che va a terra, ma il direttore di gara Angelillo Di Nola lascia correre. Al 20° si vede il Termoli dalle parti di Del Giudice, ma anche qui la mira è errata. Al 26° punizione di D'Angelo dopo una discesa a palla al piede fermata con un fallo, la conclusione deviata dalla barriera va alta sopra la traversa. La prima conclusione degna di nota del Termoli arriva al 34° con Carnevale che ci prova da fuori, palla di poco alta. Da qui a fine primo tempo non succede altro, si va a riposo sullo 0-0 con i biancorossi che hanno fatto qualcosina in più dei molisani. Nella ripresa subito pericolosa la Vastese, Di Nardo al quarto incrocia con il destro in diagonale ma il suo tiro è debole e strozzato. Al 18° la Vastese trova il vantaggio, De Cerchio illumina per Busetto, il numero 11 incrocia e batte Recchia, tiro non irresistibile che si stampa sul palo interno e finisce in rete 1-0 per i biancorossi. Al 27° si rivede del Termoli dalle parti di Del Giudice, conclusione deviata ma i giallorossi reclamano per un presunto tocco di mano, il direttore di gara lascia correre e concede solo angolo. Al 32° arriva il pareggio dei giallorossi con un colpo di testa di El Oazni, doccia fredda per i locali. Al 47° il Termoli passa in vantaggio con Carnevale, il numero 11 la controlla e la piazza alle spalle di Del Giudice per il 2-1 molisano. Al 49° Sansone ha sulla testa la palla del possibile 2-2 ma la mette a lato. Da qui a fine gara non succede altro, il Termoli batte la Vastese e resta in Serie D. I biancorossi retrocedono in eccellenza. Yeah.